pare al Koppenberg Cross molto, molto bene, uno standard che l'anno scorso si era visto solo a sprazzi, e benissimo Alice Maria Arzuffi, che ha vinto a Bom, seconda vittoria in 2 anni per lei nel Super Prestige. L'anno scorso era stata vincitrice a Havre, secondo posto a Havre, appunto, e terzo al Koppenberg Cross. Veramente un bellissimo inizio di stagione, sulla falsariga di quanto aveva fatto vedere nella passata annata, e speriamo che po possa mantenere questo livello per tutto l'anno. In questo caso, comunque, veramente bravissima. Mi permetto di segnalare Sherin Van Rooy, che è una ragazza classe 2002, ne abbiamo già parlato quando abbiamo tirato fuori i mondiali juniores femminili, e dei 7 cross internazionali disputati in questa stagione è arrivata per 6 volte nella top 10, però non nella top 10 delle ragazze juniores, ma nella top 10 open. Quindi attenzione a Sherin Van Rooy, che probabilmente nei prossimi anni avrà tutte le opportunità di farsi come crossista. E poi direi che possiamo chiudere su questa prima parte di puntata dedicata al cross con qualche nota sulla nuova Coppa del Mondo. È stato presentato questo progetto dell'UCI in collaborazione con Flanders Classic. Sono previste 16 prove, di cui al massimo 8 in Belgio. Praticamente andranno a occupare ogni fine settimana, dall'anno prossimo dovrebbe essere, da ottobre in avanti. E questa bozza di calendario, appunto, che è stata proposta da Flanders Classic insieme con l'UCI, ha destato non poche polemiche, perché da una parte della barricata ci sono appunto queste due istituzioni, dall'altra ci sono organizzatori, corridori e team manager, sono tutti svennes, mi pare molto attivo in tal senso. Il problema grande, per quanto concerne gli organizzatori in particolare, è che le spese per organizzare una tappa di Coppa del Mondo sono molto superiori rispetto a Super Prestige o DVV. E non è detto che sia possibile per tutte le corse sopravvivere, perché tra l'altro, diventando 16 le prove di Coppa del Mondo, andando quindi a raddoppiare, quello che succede in buona sostanza è che si mangiano una challenge tra DVV e Super Prestige, cioè non è un elemento da poco anche per quanto concerne l'eterogeneità del mondo ciclocross. Eaton, ad esempio, ha già lanciato l'allarme da questo punto di vista, e insomma non sarà facile sopravvivere per tanti cross se questa riforma entrerà in azione. Tanto che delle reazioni si sono già destate, l'ho anticipato. Svennes è veramente molto critico, ha individuato tutta una serie di problemi, anzitutto legati al fatto che, secondo lui, organizzatori, squadre e ciclisti non sono stati coinvolti in questo progetto di riforma. Ha ribattuto questa affermazione Van de Spiegel di Flanders Classic, dicendo che di fatto la comunicazione sarebbe arrivata, che entro il 2020 sarebbero stati resi edotti dei calendari e che di fatto c'erano stati dei contatti, ma ne si è replicato che lui in prima persona non ne sapeva nulla e non ha avuto contatti, quindi è stato innanzitutto polemico su questo. Ha calcato la mano sul fatto che 16 tappe sarebbero troppo onerose per i team, e ha anche sollevato un problema che sembra marginale, che è quello relativo al fatto che la norma che imporrebbe agli junior di rappresentare le nazionali per 16 tappe, in qualche misura, non so se sbaglio Giacomo, disincentiverebbe gli investimenti sui ragazzini di fatto, perché metterebbe in secondo piano quelle che sono delle rilevanze commerciali importanti in questo senso. Certamente, considerando che comunque stiamo sempre parlando di ciclismo e quindi è il ciclocross una disciplina sorella minore chiaramente della strada, e quando ci sono dei talenti notevoli spesso e volentieri si tenta anche di indirizzarli verso altri lidi, quelli della strada appunto, magari non è il caso in Belgio o in minor misura ancora in Olanda, però in tutto il resto d'Europa è così, cioè parlare di, che so io, Trentin, Theunissen, Alaphilippe, tutti i corridori che hanno fatto benissimo nel ciclocross, che poi dopo hanno perso questa abitudine. Pensa se non si investe più proprio all'inizio, in tal senso, diventa veramente critica la situazione. Annessa ha fatto eco Katie Compton, che è stata molto più efficace, ha detto che sarà una World Series per belgi e olandesi. Di fatto la Compton ha invece aperto una riflessione importante sulle difficoltà logistiche che sorgerebbero da questo nuovo principio di concentrazione in quella terra di 16 tappe di Coppa del Mondo, che comporterebbero
di fatto la necessità di trasferirsi in loco per chi in loco non sta, e questa non è una soluzione che è proprio alla portata di tutti. Compton ha detto, specialmente per chi è all'inizio, quindi per chi non ha un grande sostentamento, non sarebbe facile gestire questa cosa. Quindi sono delle perplessità che sono serpeggianti, secondo me verranno a galla con ancora più vigore. Io personalmente, senza entrare nel merito della riforma, dico soltanto che quello del ciclocross a me sembra un prodotto che televisivamente è fatto, finito e pronto per essere lanciato. Cioè, riuscire a non promuovere questo prodotto già mi lascia perplesso, perché in periodi in cui, adesso ci arriveremo, vendere e spingere il ciclismo su strada comincia a diventare veramente molto complesso. In periodi di globalizzazione, far breccia col prodotto di ciclismo su strada non è assolutamente facile, perché ci sono ancora delle comprensibili resistenze. Beh, dall'altra parte siamo in una situazione diametralmente opposta, perché è qualcosa di contenuto, di concentrato anche a livello di tempistica, con un'intensità elevatissima, un prodotto capace di tenere incollati davanti al teleschermo. Noi, ad esempio, già come siamo abituati a seguire il biathlon, a me sembra una cosa molto simile, onestamente. Ed è una cosa a cui tanti sport mirano per poter essere più fruibili e più fruiti da parte del pubblico. Quindi tirarsi la zappa sui piedi con qualcosa che fa retrocedere in questo senso mi sembra veramente un capolavoro tafazziano. Speriamo che non ci riescano. Ma bisogna capire qual è il, cioè fino a che punto è una retrocessione. Non voglio difendere necessariamente le intenzioni di Flanders Classic e dell'UCI. È chiaro che loro, specie l'UCI, tenta di promuovere la sua challenge, che è quella rispetto alle internazionali come DVV o Super Prestige. Non, mi pongo il dubbio di quanto possa essere proficuo mangiarsene letteralmente una delle due, perché se da 8 passi a 16, le altre sono altre due challenge fatte da 8 cross, vuol dire che se ne perdono via, se ne perde una nel totale. È un bel disastro per la tradizione, la storia di questo sport. È chiaro che non è che bisogna necessariamente rimanere attaccati alla tradizione quando questa non funziona più. E mi rendo conto anche di quello che dici tu, cioè che il prodotto ciclocross in questo momento è un prodotto accattivante, e sono perfettamente d'accordo con te. È interessante, è televisivamente piacevole da seguire perché è molto dinamico. Sono gare che non vivono di lunghe attese, quindi ci sono tutti questi aspetti che chiaramente lo fanno diventare più interessante. Il tema promozione insieme all'UCI è sempre da trattare con i guanti di velluto, perché è molto difficile capire a volte cosa fanno in materia. E allora con i guanti antitaglio. Eh sì. È arrivato per me il momento di fare ammenda e confessare al pubblico di Cycling Chronicles una cosa curiosa che mi è accaduta domenica. L'ammenda non è per la cosa curiosa che mi è accaduta, l'ammenda è per il fatto che io domenica mi sono alzato un po' tardi, prendendo il cellulare per leggere qualche notizia. La prima che ho condiviso è stata quella che annunciava il record del mondo di Filippo Ganna a Minsk. Qualche ora dopo mi è ricapitato di prendere il cellulare e dover ricondividere la stessa notizia, ma non riferita allo stesso record del mondo, ma a un record successivo fatto siglare appunto qualche ora dopo. Qualcuno mi ha scritto, mi ha detto che di fatto avevo condiviso due volte la stessa notizia. È stato qualcuno particolarmente distratto o qualcuno che non credeva a ciò che era accaduto. Bene, con questo concludo e vi introduco al tema caldo di questo fine settimana di ciclismo. E passo la parola, io sono uno dei conduttori di questo podcast. L'altro conduttore di questo podcast adesso ci spiegherà che cosa è accaduto domenica e perché ho tratto in inganno chi mi segue su Facebook, che ha ritenuto che io avessi condiviso due link e quindi due notizie uguali, che uguali non erano. È successo che effettivamente ci sono stati due record del mondo ad opera dello stesso atleta in una giornata, per quanto concerne l'inseguimento individuale. L'atleta è Filippo Ganna, la Coppa del Mondo, quella di Minsk, come hai detto tu, e in qualificazione c'è stato un primo record. Dopo andremo
veramente nella questione, a tentare di capire in che misura è stratosferico questo record, il primo, poi c'è stato il secondo che lo ha migliorato. Comunque in qualificazione 4.04.252 con praticamente dei numeri passaggi in 1.07.929, 2.07.815, 3.06.541, ho fatto una breve analisi della sua prova, un tempo sul giro che tendeva a diminuire con il passare delle tornate, è partito intorno ai 15.02-15.03, ha chiuso in 14.03 nel finale. Tempo che è stato ottenuto nella prova contro Stefan Bissegger, un nome che magari vi dirà qualcosa, e se non lo fa, andatevi a rivedere il podio della gara Under 23 di Harrogate, non solo, ma anche qualche vincitore di tappa del Tour de l'Avenir dell'anno appena conclusosi su strada. Bel corridore Bissegger, poi ha chiuso quarto in totale. Però, come detto, la notizia. Primo, il nostro caro primo l'ha dovuta condividere due volte, perché in finale contro l'inglese Archibald il tempo che ha fatto segnare Gunn è stato 4.02.647 con passaggi in 1.06.784, 2.05.983, 3.04.354. E un ritmo in questo caso invece molto più regolare, perché si è assestato quasi da subito, dai 2000 metri in poi, intorno ai 14,5, 14,6, con un andamento appunto molto più regolare rispetto a quello della mattinata, che era andato in crescendo. È stato letteralmente detronizzato il baffone sfrecciante di quest'estate, Ashton Lambie. E il 4,05 che aveva fatto segnare in estate a Cochabamba ai campionati panamericani è stato veramente distrutto. È stato distrutto dal punto di vista cronometrico, perché 3 secondi su 4 km non sono pochissimi, è stato distrutto dal punto di vista della sensazione. Nella finale in Coppa del Mondo, Ganna ha doppiato Archibald, quindi ha dovuto rallentare perché comunque costa qualche centesimo, magari anche qualche decimo. E soprattutto, cioè soprattutto, è stato distrutto anche dal punto di vista altimetrico, perché Cochabamba è a 2560 metri sul livello del mare, quasi in cima al Gavia praticamente, Minsk a 280. E per capire cosa significhi effettivamente questa differenza di altitudine, è utile forse prendere un esempio da un altro sport, il football americano. Se andiamo a considerare quali sono i 5 calci trasformati di maggiore distanza nella storia dell'NFL, questi sono arrivati tutti e 5 tra le 64 e le 63 yard, sono circa 57-58 metri di distanza dai pali. Il fatto è che tre di questi sono stati realizzati in uno stadio in particolare, in NFL, in quello di Denver, il Mile High Stadium, a 1609 metri di altitudine, perché per l'effetto dell'aria più rarefatta, la palla vola di più, nel caso del football, un ciclista fende meglio l'aria, appunto, e la durata di 4 minuti in questo senso è tale da non far pesare ancora gli effetti di quella naturale iperventilazione che sovviene dal trovarsi ad alta quota, quindi si riesce a produrre uno sforzo migliore, più veloce, come era successo per quanto concerneva il record sulla velocità dell'atleta di Trinidad e Tobago. Comunque, in mezzo al nostro silenzio sulla pista ci sono state delle altre prove che facciamo segnalare, poi dopo magari recupereremo meglio un po' di informazioni su contingenti olimpici, status delle qualificazioni per fare bene il punto della situazione. Comunque si sono svolte le competizioni continentali in Europa e non solo, mi pare, forse anche in Asia, che appunto assumono particolare importanza in vista delle qualificazioni olimpiche. E dopo una settimana di pausa con la kermesse della 6 giorni di Londra, vinta poi da Consonia Vivani, c'è stata appunto questa Coppa del Mondo di Minsk, dove in realtà la vittoria e i record di Ganna non sono stati l'unica soddisfazione che si è tolta l'Italia, che ha ottenuto ottimi, grandiosi risultati in praticamente tutte le prove endurance, come oramai è tradizione in questi ultimi anni. Cari ascoltatori, dovete sapere che l'altro giorno mi sono svegliato tardi e ho guardato sul. Io che ancora lo Bene, con sopporto. questo concludo. Dai, parliamo di Tour of California. No, una notizia. Scusate, per questa introduzione, sto facendo il verso a uno dei miei co-conduttori.
Non posso deprofessionalizzarmi per pochi istanti per introdurre anche temi importanti in modo alternativo, che subito c'è il pappagallo che mi fa il verso. Pensate come siamo messi, pensate come siamo messi, e dovremmo assumere dei toni molto più seri, perché stiamo parlando di una notizia che non è bella. Vero, vero, hai perfettamente ragione. No, non è una notizia bella, perché quando muoiono corse è comunque sempre una ragione per interrogarsi su cosa non sia andata.